presento in breve un po' quelle che sono davvero le storie personali di questi uomini che affiancano i vecchi soci all'interno di questo progetto. Mi piace partire dal più giovane, che è alla mia destra, Daniele Flammia, laureato in economia e commercio, 7 anni nell'Avellino, davvero una grandissima competenza nel mondo del calcio. Sarà lui il direttore amministrativo che affiancherà il direttore generale Nuccio Carmine Salvatore, affinché questo, anche il lato amministrativo appunto di questa società sia curato nei minimi particolari e abbia vita splendente anche in futuro. La maggior parte di oggi sono componenti giovani, quindi significa che davvero ci può essere lungimiranza. Sempre facendo in ordine, abbiamo forse uno dei più conosciuti nel mondo del calcio. Stiamo parlando naturalmente di Nicola Dionisio, che è stato un tutti già lo conoscono, anche lui ha avuto davvero una vita piena di sport, piena di calcio. Le ultime esperienze lo ricordiamo all'Avellino, però ieri ci siamo incontrati un po' con tutti questi nuovi componenti. Quelli che hanno in comune sono tutti dei vincenti, e Nicola Dionisio è tra questi, reduce da stagioni davvero positive e che sia anche di buon auspicio. Siamo un po' tutti scaramantici qui a Torre Annunziata, abbiamo scoperto che anche la nuova compagine ha questa dote. Quindi portiamo avanti questo progetto anche grazie a Nicola Dionisio. In questo momento, presente lo conoscete. Possiamo passare invece a Gennaro Brunetti, direttore organizzativo. Sarà colui che si occuperà, naturalmente affiancherà per quanto riguarda le dinamiche con la federazione, i rapporti con più diretti dell'organizzazione della società, quindi una persona, un componente, tutti con lui, affiancherà tutti con lui. E poi possiamo passare invece a Sergio Contino, che è imprenditore nel settore della metalmeccanica e anche del gaming, quindi socio fondatore dell'Avellino nel 2009, e quindi ha portato dalla D alla prima divisione i Lupacchiotti Verdi, quindi anche lui 2 promozioni nel suo palmarès recente, proprio come l'attuale società del Savoia, e quindi che tutte queste promozioni si uniscano per ottenerne una buona insieme. Poi i tempi ce li comunicherete voi. Mi fa piacere comunque che qui abbiamo anche un giovanissimo, quindi un altro giovane insieme a Daniele Flammia, e il figlio del Emiliano Contino, quindi darà una mano anche per quello che riguarda anche lui l'amministrazione, l'aspetto generale della CISAVOIA 1908. Benvenuto anche a te. Voglio partire subito da Contino, che affiancherà. Tutti affiancheranno Salvatore, quindi è l'uomo più nominato oggi. Continuo. Che impatto questi tifosi oggi qui, la voglia di venire qui a Torre Annunziata, perché? Ma è un impatto bellissimo, pur essendoci abituato, ma comunque la squadra che deve dare l'eccellenza va in lì e trova tutto questo entusiasmo. È una cosa che nel calcio non si trova in tutte le piazze, quindi Avellino è una piazza importante, ma ritengo che Savoia sia la stessa importanza dell'Avellino, quindi noi e la nostra famiglia fa calcio per passione, quindi non per altri scopi. Ad Avellino abbiamo avuto un'esperienza bellissima, però poi a quei livelli il calcio a 3-4 soci costa tantissimo, quindi loro hanno fatto bene il presidente a organizzarsi con più soci, quindi per un attimino condividere insieme tutti i costi del calcio, perché qua in Serie D, in C1 non si guadagna niente, si rimette tutto, quindi la piazza è importante, il calcio piace, noi l'abbiamo fatto per 2 anni insieme al direttore Dionisio, non abbiamo vinto il campionato perché siamo stati ripescati, però comunque abbiamo partecipato 2 anni ai playoff, quindi noi diciamo il titolo per la categoria superiore l'abbiamo comprato, non l'abbiamo vinto sul campo, volevamo vincerlo sul campo. La cosa che posso dirvi è che non siamo abituati a perdere, quando facciamo una cosa facciamo l'impossibile per poter raggiungere il massimo obiettivo, quindi sicuramente lo faremo pure
questa città, e con la speranza che con la società, con lo staff, con i tifosi, con i giornalisti ci sia un team comune per raggiungere un obiettivo comune, che è quello di portare più in alto il calcio Savoia. Questo è l'interesse nostro e faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. Allora, ha detto parole davvero importanti. Lanciamo un messaggio difensivo anche verso la stampa, nominato anche i giornalisti. Noi siamo qui affinché si possa essere tutti sulla stessa barca, affinché tutti possiamo remare verso la stessa direzione, che ci auguriamo, non pronunciamo parole grosse, però che andiamo avanti, crescere insieme a questo Savoia. Passiamo la parola a Brunetti, che appunto si occuperà degli aspetti dei rapporti con la federazione, e ci dirà anche un po' in pratica quale sarà la sua posizione all'interno di questo Savoia. Ci arriva il microfono. Buonasera, innanzitutto sono molto contento di venire a Torre Annunziata. Torre Annunziata è un blasone bellissimo, basti pensare quando il Savoia lottava per vincere il campionato, qualche altra squadra campana torna e Stefano, quindi la tradizione è importantissima e la tradizione ti spinge in queste piazze importantissime. Spero di collaborare con molta modestia con gli altri soci per portare avanti la società sempre più ambita. La mia funzione sarà quella di organizzare un attimino la società con Annuccio, tutti gli aspetti organizzativi, logistici e tutti i rapporti con gli enti federali, iniziando da, diciamo, dai tesseramenti per finire ai rapporti con le altre società e, ripeto, con la federazione, mantenere questi rapporti e cercare sempre di andare avanti in maniera molto 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 lineare e corretta come tiene questa maniera della società. Quindi sono molto molto contento e felice di venire a Torre e spero di mettermi a servizio di questa nostra società. Grazie. Questa nuova avventura. Innanzitutto voglio dire che sono onorato e contento di essere qui quest'oggi e soprattutto di essere andato a parte del Savoia, una società gloriosa e la più antica della Campania, quindi bisogna partire da questo, dalle tradizioni. Noi veniamo qui e veniamo a profondere il massimo impegno per questa città e questa squadra, naturalmente portando la nostra professionalità con la massima umiltà e la massima professionalità che merita questa piazza, questa tifoseria. Ecco, questo mi sento di dire. Da un giovane all'altro, Daniele Flammia, un saluto a questa nuova piazza, a questi tifosi, sono tanti, ve li aspettate così tanti. Buonasera di nuovo. Tanto giovane non sono, ho 35 anni, quindi sfatiamo anche questo tabù del giovane. Sinceramente sono emozionato. Negli anni, nel 2000 ho iniziato proprio nell'Avellino ad occuparmi del calcio ed è nata sia il lavoro che la passione. Come dicevo prima, sono davvero emozionato perché vedo il calore della gente e penso che insieme possiamo fare dei grandi progetti. Bisogna essere umili, c'è tanto da lavorare. Sicuramente il campionato di Serie D ha le sue difficoltà, troveremo piazze importanti, molto probabilmente potrà non esserci la seconda divisione, quindi potremo trovare anche piazze di un certo livello. Penso che con l'impegno della stampa, della società e dei tifosi tutti, penso che possiamo raggiungere dei buoni obiettivi. Simone Dionisio, che sicuramente l'abbiamo successivamente, avrà tante domande da fare e noi passiamo la parola. Sei un giocatore annunciato, ci sei sempre passato, ma oggi venire qui da protagonista, cosa si prova? Intanto buonasera a tutti. Devo dire la verità, io sono onorato di far parte di questa società che per me
ha suscitato sempre un grande interesse anche da, non solo mai venuto da avversario qui, perché purtroppo non ci siamo mai incrociati con le categorie dei campionati che io facevo, però Torre Annunziata mi è sempre piaciuta come piazza, soprattutto per il calore dei tifosi. Ho visto sempre una tifoseria numerosa allo stadio e oggi secondo me questo è un patrimonio importante per un club, perché una squadra di calcio senza tifosi non ha lo stesso valore che può avere quando ci sono. Quindi ci metterò comunque il massimo impegno, chiaramente io lo dico subito perché ne abbiamo parlato anche tra di noi, non pensate subito che veniamo qui e con la bacchetta magica diciamo vinciamo il campionato. Noi abbiamo come obiettivo quello di mettere delle basi solide in questo club, perché voi stesso lo sapete, ci siete passati, comunque oggi è facile fallire, quindi è facile anche fare le squadre e spendere tanti soldi, però noi questo a Savoia non lo vogliamo, quindi non lo vogliamo augurare a nessuno, perché il calcio è cambiato. Oggi più che le squadre, diciamo, i team che si fanno sul campo, scusate, sono un po' emozionato. Questo qui è la dimostrazione del fatto che comunque ci tengo a questa piazza, che comunque ho fatto il direttore sportivo in piazze importanti come queste, però vuol dire che ci tengo tantissimo e voglio fare bella figura. Quindi ritornando al discorso, dobbiamo guardare prima i bilanci e poi dopo dobbiamo guardare l'aspetto tecnico, quindi i campionati oggi si vincono anche così e si perdono le categorie anche così, in questo modo. Allora noi come obiettivo abbiamo la necessità e diciamo la priorità di mettere le basi solide, quindi noi vogliamo fare bella figura soprattutto nel primo anno, forse anche nel secondo, e poi dopo punteremo a qualcosa di importante. Certamente porteremo avanti i colori del Savoia con grande onore e con grande rispetto, quindi vi chiedo molta disponibilità anche da parte vostra, ma mi riferisco anche comunque agli organi di stampa, a tutti, perché in realtà se si devono raggiungere degli obiettivi importanti è fondamentale che comunque tutte le forze remino nella stessa direzione. Quindi stateci vicino e piano piano raggiungeremo obiettivi importanti. Ringrazio il Presidente Verdenza che ci ha accolti qui e anche tutta la società. Comunque a noi ci hanno fatto una grande impressione, sono imprenditori che hanno fatto dei sacrifici importanti e quindi li dobbiamo ringraziare tutti, e oggi siamo qui a parlare di questo nuovo progetto.